Allora, sono Francesco Ambrosio, responsabile provinciale del gruppo di protezione civile SER e sono anche coordinatore locale di quello che è l'emergenza che attualmente stiamo vivendo nel nostro comune. Posso dire che diciamo, l'emergenza è sotto controllo, non possiamo certo garantire buoni risultati perché non dipende da noi ma dalle perturbazioni che avremo prossimamente. Comunque possiamo dare come notizia alla popolazione che tutti i volontari di Palagiano, dei vari gruppi, sono a disposizione della cittadinanza per ogni evenienza e pertanto possono stare tranquilli che qualsiasi situazione dovesse verificarsi ci sarà il nostro pronto intervento a sollevare quelle che saranno le varie problematiche che potranno verificarsi. La notte scorsa com'è trascorsa? La notte scorsa è trascorsa abbastanza tranquilla, abbiamo fatto il controllo di tutti quelli che sono i canali e l'acqua defluisce in modo sereno, è stato fatto un buon lavoro dalle amministrazioni nel tempo scorso, di conseguenza possiamo dire che non abbiamo grossi problemi di piene dei vari canali circostanti il nostro territorio. Allora i canali hanno funzionato a dovere? Stanno funzionando. E cosa si prevede per le prossime 24 ore? Per le prossime 24 ore si prevede che il tempo ancora non sarà bello, si prevedono ancora precipitazioni, anche abbondanti, però sulla scorta delle ore passate possiamo dire che non c'è da preoccuparsi. Ciao a tutti, Gianni Gesualdo, assessore lavori pubblici del Comune di Palagiano. Siamo qui nell'unità di crisi nel COC, del comando uffici delle vigili della Polizia Municipale di Palagiano. Questa notte abbiamo prestato massima allerta per un'allerta giunta dalla prefettura di Taranto, eravamo all'allarme 2 e abbiamo noi amministratori insieme a tutti i ragazzi e gli operatori, che colgo l'occasione per ringraziare, abbiamo monitorato continuamente la situazione dei canali che hanno funzionato alla perfezione, evitando l'ennesima pagina nera in tema di alluvione per il comune di Palagiano. Abbiamo fatto un intervento questa mattina alle 4 sulla statale 7, sul ponte appena ultimato sui canali, dove c'era un abbassamento del livello stradale ed è stato fatto un lavoro in emergenza con la stazione carabinieri di Palagiano. E quindi abbiamo avuto modo di provare i canali e c'è stato quasi un collaudo in questo clima di emergenza. L'allerta meteo è protratto fino a questa sera alle 22 e quindi siamo pronti per qualsiasi evenienza con tutti i mezzi a nostra disposizione. Cioè, se ho capito bene, il paese e anche gli amministratori, gli addetti, sono allertati fino alle 22? Fino alle 22 al momento, perché le condizioni meteo, c'è un'allerta meteo che continua fino alle 22. Nel pomeriggio sono previsti purtroppo temporali di nuovo nella nostra zona. Allora, sono Micco Li Diego dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Come possiamo dire che la situazione è tutto sotto controllo, i nostri operatori stanno operando per tenere tutto sotto controllo e siamo qui in attesa, speriamo che non piova e va tutto bene, ritorni tutto alla normalità. Presso l'ufficio dei vigili urbani è attivato il COC? Sì, è attivato il COC dove noi stiamo operando e da lì ci vengono dati delle informazioni dove operare su varie chiamate di emergenza. Speriamo di no, ma se qualcuno dovesse aver bisogno, che cosa deve fare? Niente, se ha bisogno deve venire qui immediatamente a allertare il bisogno, dopodiché noi ci mettiamo subito in attivazione e andiamo a dare una mano a chi ha bisogno. Va bene, grazie. Buongiorno.